Mi chiamo Marco Ferrari, sono un insegnante di storia e filosofia e negli ultimi anni mi sono occupato di public speaking e argomentazione e parliamo oggi di questi argomenti. Parleremo di public speaking, di argomentazione, ovvero delle strategie per argomentare in maniera efficace in un discorso in pubblico, ma anche attraverso un video. Faremo un'introduzione all'argomentazione. E lo faremo andando a descrivere tre modi fondamentali per ragionare, ovvero l'induzione, la deduzione e l'abduzione. Affronteremo poi tre modi per costruire un'argomentazione e guarderemo anche insieme tre modi, tra i molti che ci sono, per definire i termini all'interno di una tesi e di un processo argomentativo. Guarderemo anche alcune delle fallacie, quei ragionamenti apparentemente corretti, ma che in realtà sono falsi e non validi dal punto di vista inferenziale. E poi andremo al cuore della questione che è al centro della nostra lezione, ovvero la rilevanza dei luoghi comuni, delle premesse condivise, gli endoxa, per l'efficacia comunicativa e per lo sviluppo di un discorso, fin anche quello scientifico. E concluderemo con alcune proposte di lavoro e alcuni aspetti che ritengo davvero decisivi in questa tematica. Gli obiettivi di questa lezione sono quelli di fornirvi degli strumenti utili per costruire un proprio discorso in pubblico, uno speech o un talk, ma anche all'interno di un dialogo o di una disputa o di un dibattito regolamentato o all'interno di un video. Gli obiettivi sono anche quelli di fornire dei modelli di ragionamento affinché siano ricompresi e ritrovati con più consapevolezza al fine di essere utilizzati nella pratica argomentativa all'interno di un discorso pubblico. L'obiettivo è anche quello di introdurre chi ascolta alla letteratura dei luoghi argomentativi, dei vari tipi di argomenti e delle fallacie, quindi di questi tipi di discorsi che spesso abitano i nostri discorsi, di cui non ci rendiamo spesso conto e che invalidano le nostre proposte teoriche, così come le nostre lezioni. Comprendere la centralità dei termini all'interno dell'esposizione dell'affermazione di una certa tesi e degli endoxa, cioè delle premesse generali dei nostri discorsi, è un altro degli obiettivi principali di questa lezione, e infine la consapevolezza di che cosa serve per argomentare o confutare una tesi nel contesto dove andiamo a parlare. E per concludere vorrei sottolineare e portare all'attenzione di tutti la coscienza dei limiti dei nostri saperi, questo al fine di strutturare percorsi argomentativi validi e ragionevoli. La prima premessa è la seguente: la scuola sta cambiando perché deve confrontarsi con una società che è in continua evoluzione. Per poter non perdere la barra dei nostri ragionamenti, ritengo decisivo sottolineare due aspetti fondamentali. Il primo, ricordarci sempre che i nostri allievi, esattamente come noi, sono animali sociali, come direbbe Aristotele, e cioè viventi costituiti nella relazione, che trovano se stessi nella relazionalità e nell'empatia, cioè nella condivisione, nel sentire comune che si instaura nel rapporto tra due esseri umani. Io penso che relazione ed empatia siano le chiavi di una buona comunicazione e quindi di una buona forma di argomentazione. Secondo aspetto che vorrei mettere subito in rilievo è che i nostri allievi, oltre che animali sociali e quindi viventi segnati dalla relazione e dall'empatia, sono abitati dal desiderio di conoscenza e anche dal desiderio di stima e anche dal desiderio di essere rispettati nella propria dignità. Ecco, io ritengo che la relazionalità e la consapevolezza del desiderio di conoscenza e di stima che caratterizza ogni singolo giovane, ogni singolo studente,
siano due premesse fondamentali per poter realizzare una buona comunicazione e fare per bene il nostro mestiere di insegnanti o anche di semplicemente di relatori all'interno di un discorso che offriamo a qualcun altro. La didattica è innovativa o non è? È un'altra questione che io ritengo principale. Noi non possiamo presumere mai di essere arrivati, ce lo insegna tutta la cultura, la storia della scienza occidentale, da Socrate in avanti abbiamo e sentiamo la necessità di rimettere continuamente in discussione i nostri saperi, di rivederli, di riformularli, di ripensarli in base alle sfide, che la vita e il tempo presente ci pone. Ecco, io ritengo che la didattica oggi debba confrontarsi soprattutto con la riscoperta della dimensione dell'insegnamento, della didattica, dell'educazione come introduzione alla realtà totale, secondo l'espressione di Jungmann. E introdurre la realtà totale vuol dire pensare la didattica come strumento non solo per comunicare dei saperi, ma uno strumento che possa, attraverso la comunicazione dei saperi, favorire lo sviluppo dei tratti di personalità come l'estroversione, l'amicalità, la coscienziosità, la stabilità emotiva e l'apertura mentale, le cosiddette Big Five. Ecco, emotività e razionalità sono i due pilastri sui quali noi dobbiamo lavorare per costruire le nostre argomentazioni. Per costruire i nostri percorsi didattici, proprio perché nel tempo in cui viviamo, che è segnato dalla nota espressione di Bauman, la società liquida, in cui tutti i valori, tutte le certezze si sono come svaporate, hanno perso i confini, ecco, in questa nuova dimensione, io ritengo che possiamo ritrovare la razionalità e quindi un'efficacia anche a livello cognitivo della nostra offerta, se sappiamo fare leva sull'aspetto emozionale, sull'emotività, sull'affettività. In un'esistenza in cui non c'è più una barriera precisa tra virtuale e reale, in cui non c'è più distinzione tra online e offline, secondo la nota espressione del filosofo di Oxford, Luciano Floridi, on life, espressione per la quale noi viviamo in un mondo in cui virtuale e reale si sovrappongono, sono un terreno in cui non ci sono più distinzioni di confine chiaro. Per cui potremmo concludere, usando le espressioni del manifesto delle parole ostili, che virtuale è reale e reale è virtuale. In questa condizione nuova di esistenza, l'emotività gioca un ruolo centrale per poter andare a cogliere e a portare a galla la razionalità che altrimenti rischia di perdere pregnanza, perdere di forza, di comprensività. Ecco, questo significa, nella mia esperienza di docente, essere pronti a tutte le sfide, la didattica a distanza, i nuovi strumenti didattici, nuove forme della valutazione, i cambiamenti di luogo e di tempo che ci sono stati imposti. Prima, durante e dopo la didattica a distanza, in vista di una didattica digitale che sarà sempre di più il terreno in cui muoverci. Ecco, in questo orizzonte di nuove sfide, mi sembra decisivo ritrovare la relazione come il cuore stesso di una proposta didattica efficace. Da soli ci si informa, da soli si possono trovare nozioni e magari anche elencarle, catalogarle, magari attraverso il web, ma la conoscenza è un fenomeno costitutivamente comunitario, si conosce insieme e la relazione certamente ha un suo primo e fondamentale momento nella relazione fisica in presenza, ma la relazione ha tantissime forme, alcune delle quali ancora da scoprire, ancora da provare nelle nuove esperienze didattiche, che ogni insegnante può, testare. Andiamo a definire il tema della nostra lezione, che cosa significa argomentare? Lo faremo tracciando i confini tra tre discipline, la logica, la dialettica e la retorica. Se
Se la logica è il discorso della scienza, cioè un procedimento razionale che, partendo da premesse vere, indipendentemente dall'interlocutore con cui si sta parlando, trae conclusioni vere attraverso ragionamenti dimostrativi, attraverso inferenze, necessarie. La dialettica, invece, è quel procedimento in cui il ragionamento mira sempre alla conquista della verità, ma parte da problemi complessi, parte da questioni non già evidenti, e per cui sì, la dialettica è quel discorso che si misura con la probabilità, con la verosimiglianza. La conclusione di un'argomentazione dialettica non è necessaria, non è universale, ma è caratterizzata da una maggior forza o da una propria debolezza se l'argomentazione non è stata ben costruita. Se la logica ci offre verità necessarie e universali, indipendentemente dalla situazione e dall'interlocutore con cui stiamo parlando, la dialettica invece ci offre conclusioni probabili, verosimili e che siano sempre determinate in un contesto preciso, in uno spazio e in un tempo preciso. La retorica, invece, è quel procedimento in cui chi parla ha l'obiettivo di persuadere l'interlocutore, facendo leva per lo più su emozioni, su bisogni, su urgenze dell'interlocutore, ma senza accettare un confronto dialettico con l'interlocutore. Il retore normalmente fa un discorso che ha in se stesso il proprio centro, fa leva sulle emozioni e admira la persuasione dell'interlocutore. Bene, e poi ci sono i ragionamenti che chiamiamo fallaci, ragionamenti solo apparentemente corretti, mostrano una forma che apparentemente ci ricorda ragionamenti dimostrativi, argomentativi ben costruiti, ma che in realtà nascondono delle crepe e quindi sono discorsi falsi nei quali spesso noi cadiamo e che possiamo conoscere e riconoscere per poter smascherare le presunte verità che ci vengono offerte da chi sta parlando con noi. Ecco, c'è una grande distinzione che si può fare tra dimostrazione e argomentazione. Uso questa scheda. Cosa possiamo notare? Che l'argomentazione è sempre personale, è situata in un tempo e in uno spazio, è valida nel momento in cui viene proposta. È sempre rivedibile, non è incontrovertibile e non è valida per sempre né per tutti. L'argomentazione sfrutta l'accumulo di argomenti, di prove, di ragioni, è fondata su opinioni, presupposizioni, è fondata su tradizioni. L'argomentazione non è come la dimostrazione che è caratterizzata da una verità logica, universale, valida sempre, valida per tutti, ma le argomentazioni possono essere oggetto di valutazione e noi valutiamo un'argomentazione in base alla sua ragionevolezza, ovvero alla sua verosimiglianza, alla sua plausibilità, alla sua probabilità in forza delle ragioni, cioè degli argomenti che noi andiamo a portare. L'argomentazione è ampia, usa un linguaggio naturale, il linguaggio del senso comune, non un linguaggio formale come quello della logica. L'argomentazione è un tipo di discorso che accetta la negoziazione, accetta di essere rivista proprio in base al tipo di interlocutore o di uditorio che si ha davanti. L'argomentazione implica il dialogo, la revisione di ciò che è stato detto, accetta la controversia, ammette anche un'adesione con gradazioni diverse, mentre la logica esclude questo accrescimento nell'adesione, perché la logica ci presenta una verità formale, valida sempre, necessaria e vera per tutti. Invece nell'argomentazione c'è in gioco il nostro consenso. L'argomentazione è sempre modificabile e la possiamo giudicare in base ai criteri di rilevanza, di forza o di debolezza delle argomentazioni che noi andiamo a portare per sostenere la nostra tesi. L'argomentazione, a differenza della dimostrazione, ha uno scopo ben preciso che è quello di
portare il nostro interlocutore ad aderire alla nostra tesi, a ritenerla verosimile e quindi ad agire di conseguenza. Per sintetizzare, argomentare è proprio ragionare in situazione. Ragionare correttamente è una competenza trasversale fondamentale. Fa di noi dei cittadini capaci di giudizio, di critica, di proposta e di condivisione. Fa di noi persone più libere. E usando ancora le parole di Giovanni Bognolo e Paolo Vidali, ragionare è cogliere accanto ai fatti i nessi che li legano. Il ragionamento argomentativo non pensa in astratto, non si immagina autosufficiente come la logica, ma guarda negli occhi il proprio interlocutore, ne considera le attese, ne ascolta le ragioni. Discutere razionalmente significa nel profondo lasciare che l'altro guardi nel fondo delle nostre premesse, nel centro dei nostri presupposti. Quest'ultimo passaggio è decisivo. Argomentare significa andare a aprire una finestra sulle premesse, spesso non consapevoli, sui presupposti, spesso non portati alla luce di tutte le nostre conclusioni. Ecco che allora, quando noi argomentiamo in un discorso in pubblico, in un dialogo o in un dibattito, il lavoro che ci attende è proprio quello di andare a scovare, a portare a galla, a chiarire le premesse, i presupposti che sono all'origine delle nostre tesi, cioè delle nostre conclusioni. Cosa vuol dire ragionare? Ragionare significa condurre un percorso da alcuni enunciati, enunciati dichiarativi sono quelli che possono essere veri o falsi, e da questi enunciati che chiamiamo premesse, giungere a un enunciato finale che chiamiamo conclusione, che sarà sostenuto in base alla verità delle premesse e alla validità del percorso inferenziale che dalle premesse noi costruiamo. Per arrivare appunto alla conclusione. Quali sono le inferenze? Quali sono i tipi di ragionamenti possibili, cioè i tipi di percorsi validi che possiamo costruire per partire da alcuni enunciati, alcune proposizioni, le premesse e raggiungere la nostra conclusione sostenendola? I tre tipi di inferenze fondamentali sono l'induzione, la deduzione e l'abduzione. L'induzione è un ragionamento solo probabile, mai certo, in maniera assoluta e necessaria, per il quale noi partendo da alcuni casi andiamo a costruire una legge generale, un'affermazione di carattere universale. Ad esempio, se io osservo che in questo territorio ci sono diversi cigni neri, posso affermare che, osservazione dopo osservazione, in questa regione esistono solo cigni neri. Induco dall'osservazione di alcuni casi una spiegazione generale, una legge generale che traggo dall'osservazione di alcuni casi. Ecco la mia conclusione: in questa regione esistono solo cigni neri, dobbiamo chiarirlo subito. Questo tipo di conclusione è solo probabile, mai certa, mai assoluta. La deduzione, invece, è un ragionamento nel quale, partendo da alcune premesse, noi riusciamo a raggiungere una conclusione che si mostra come necessaria, perché nella deduzione noi arriviamo a portare alla luce che la tesi finale, la conclusione, è un caso particolare della premessa generale che abbiamo accettato come vera all'inizio. Faccio un esempio: tutti gli uomini sono mortali. Socrate è un uomo, Socrate è mortale. Questo è un esempio di sillogismo aristotelico, ma rivisto in una sua forma scolastico medievale. La mortalità di Socrate è dedotta dall'appartenenza dell'individuo Socrate al genere animale e la premessa maggiore iniziale, tutti gli animali, tutti i viventi uomini sono mortali. Socrate appartiene al genere di tutti i viventi umani, di tutti gli animali, a cui abbiamo detto essere
congenita la qualità della mortalità, Socrate, a sua volta, deduttivamente, è un caso dell'affermazione generale fatta come prima premessa. Abbiamo dedotto in maniera necessaria la mortalità dell'individuo Socrate a partire dall'analisi, non più dall'osservazione d'esperienza, ma dall'analisi razionale di una premessa, di un enunciato che usiamo come premessa. Terzo modo per ragionare, forse il meno noto, l'abduzione. L'abduzione è un modo di ragionare per il quale, partendo dall'osservazione di un fatto che ci sorprende, un fatto inaspettato, e dall'avere a disposizione una regola generale di spiegazione di quel fatto, arriviamo a ipotizzare in maniera imprevista, in maniera sorprendente, in maniera anche creativa, inventiva, un legame tra il fatto sorprendente e la legge generale di cui noi siamo a conoscenza. Ad esempio, se noi sappiamo che nel sacco di fagioli della zia Rosa in cantina ci sono solo fagioli bianchi e un giorno andando a trovare la nonna vediamo sul suo tavolo una manciata di fagioli bianchi, abduttivamente possiamo inferire che la zia Rosa sia passata a trovare la nonna e gli abbia lasciato in dono fagioli bianchi, perché la presenza di quei soli fagioli bianchi sul tavolo della nonna è un fatto sorprendente, inaspettato, che si può però spiegare, anche qui in maniera solo probabile, con la nostra conoscenza del fatto che la zia Rosa possiede un sacco che contiene solo fagioli bianchi. Bene, l'abduzione come l'induzione è quindi un'inferenza soltanto probabile che va sempre confermata e verificata attraverso l'esperienza per via empirica. L'abduzione è una forma di ragionamento che, come abbiamo visto, ci permette di indovinare, di prevedere, di scoprire e di ipotizzare cose nuove, inaspettate e che non possiamo né dedurre né indurre, ma soltanto abdurre. Cioè, trarre da un fatto la connessione con una legge che possa essere nella spiegazione. Senza la generalizzazione propria dell'induzione e senza l'analisi a priori propria dell'induzione. Vediamo ora tre modi per costruire un'argomentazione: idee, fatti, persone. Noi possiamo costruire i nostri argomenti a partire dalla preminenza che concediamo alle nostre idee, alle cause rispetto agli effetti, a ciò che viene prima, a ciò che viene rispetto a ciò che viene dopo, a un ordine che noi riteniamo esistere e che noi riteniamo valido prima e oltre l'esperienza empirica che noi facciamo. Quando ragioniamo in questo modo, stiamo costruendo argomenti a priori fondati sulla preminenza dell'ideale rispetto al reale. L'esempio che ci lascia Aristotele è il seguente: le cose attinenti la verità sono migliori di quelle attinenti l'opinione. Se usiamo questo tipo di argomento, noi facciamo leva sull'idea che esista una verità che precede l'esperienza, che esiste una verità che è migliore di qualsiasi opinione che noi traiamo a partire dall'esperienza. E quindi esiste un'idea prima, una causa, una natura originaria che prevale, precede e può essere fondante ogni discorso successivo. Un altro modo di argomentare sono i fatti, partire dall'esperienza, i cosiddetti argomenti a posteriori. I luoghi dell'esistente, così vengono denominati in letteratura, si basano appunto sulla preminenza di ciò che è reale rispetto a ciò che è ideale, sul privilegio e sulla priorità che noi riconosciamo agli effetti rispetto alle cause. Sono appunto argomenti che fanno leva sul primato dell'esperienza, sono diffusissimi e vengono utilizzati moltissimo nelle nostre argomentazioni. L'esempio sempre di Aristotele: ciò che tutti scelgono è migliore di quello che non tutti scelgono e ciò che scelgono i più è migliore di ciò che scelgono i meno. Negli argomenti a posteriori noi andiamo a far leva su qualcosa di visibile, di sperimentabile, di riconoscibile da tutti e dagli effetti noi sosteniamo
la ragionevolezza delle nostre tesi. Un altro modo per argomentare, un'altra forma dell'argomentazione sono i cosiddetti argomenti ad hominem o le persone. Argomentare in questo modo significa fare leva sul rapporto tra chi sostiene la tesi e la tesi medesima. La credibilità, il valore, il merito che riconosciamo a chi sostiene la tesi va a essere elemento che rafforza, che sostiene la tesi che andiamo a offrire e in questo modo noi creiamo un ponte, un legame valido tra la persona, l'esempio che ci offre. Il rapporto tra il suo dire e il suo fare, che sono testimonianza della credibilità, della ragionevolezza della tesi medesima. Ancora Aristotele ci dice, per fare un esempio su questo modello di argomentazione, soffrire l'ingiustizia è meglio che commetterla. Come facciamo a sostenere la validità, la correttezza di questa tesi, che soffrire l'ingiustizia sia meglio che commetterla? E questo infatti preferirebbe l'uomo più giusto. La tesi che soffrire l'ingiustizia sia preferibile al commetterla è supportata, è suffragata dal fatto che l'uomo più giusto sceglierebbe di soffrire un'ingiustizia piuttosto che commetterla. Quindi facciamo leva sulla persona, sulla sua credibilità, sul suo merito, sulla sua dignità. Adesso andiamo a vedere tre modi per definire i termini all'interno di una tesi o di un processo argomentativo. Definire i termini è fondamentale per non cadere nell'ambiguità, perché quando noi parliamo, offriamo una tesi, proponiamo un discorso a un interlocutore, spesso poi ci ritroviamo a perdere molto tempo in sterili e estenuanti dispute verbali proprio perché non siamo stati attenti fin dall'inizio a definire con precisione i termini che utilizziamo nella nostra argomentazione. Come definire i termini? Si possono definire per via di estensione, quando andiamo a nominare tutti gli enti che sono intenzionabili con quel termine. Se io dico, definisco, per definire l'uomo, indico Carlo, Gianluca, Marco, cioè vado a mostrare tutta l'estensione che il termine va a ricoprire nella realtà, senza però entrare nelle qualità, nelle caratteristiche che ci permettono di comprendere il significato di quel termine. Ecco, questa modalità avviene nell'intenzione. L'intenzione è proprio andare a descrivere le qualità, le caratteristiche di un significato, di un termine, per poterlo comprendere con chiarezza e distinzione. Secondo l'intenzione, noi possiamo comprendere il significato di un termine, cioè definirlo, o per via condizionale, quando andiamo a descrivere ed enumerare tutte quelle condizioni necessarie perché il significato sia chiaro e completo. Ad esempio, per via condizionale possiamo dare la definizione di un triangolo in questo modo: se un poligono ha tre lati e tre angoli, allora è un triangolo. Poste queste condizioni, ecco il significato di questo termine. Oppure possiamo procedere per via del genere e della differenza specifica, come ci ha insegnato sempre Aristotele, quando cioè per definire il significato di un termine andiamo a descrivere il genere a cui il termine afferisce e all'interno del genere quali sono le caratteristiche che lo determinano nella sua essenza specifica. Facciamo un esempio: se io devo definire ospedale, il genere a cui il termine ospedale appartiene è il genere degli edifici, ma in questo ampia gamma di enti che rispondono al genere edificio, devo andare a delimitare con precisione quale tra gli edifici è l'ente che chiamo ospedale. E allora dovrò aggiungere la differenza specifica, è il tipo di edificio dove si curano i malati e questo mi permette di mostrare la differenza con gli edifici dove si abita, le case, o gli edifici dove si studia, le scuole. Un terzo modo per definire i termini è per via di un'operazione.
Quando cioè per comprendere il significato di un termine andiamo a descrivere quel tipo di attività, quel tipo di operazione che dobbiamo fare per avere chiaro e mostrato in termini di azioni il significato del termine di cui ci stiamo occupando. Facciamo un esempio: la temperatura è ciò che si ottiene misurando il calore di un corpo attraverso un termometro. Non ho definito temperatura per genere e per differenza specifica, nemmeno per via condizionale, ma in questa modalità ho descritto quell'operazione necessaria per ottenere il significato del termine. Quando definiamo i termini ci accorgiamo subito di una cosa, di un aspetto fondamentale, e cioè che i termini non sono mai neutrali, ma ci forniscono sempre una chiara indicazione circa la concezione del mondo di chi parla e circa l'intenzione comunicativa di chi parla. Faccio un esempio: se io sono un parlamentare e devo sostenere la legge che chiude i confini ai migranti che provengono dal Nord Africa, io posso dire, siccome i migranti sono persone che vengono nel nostro paese per rubare il lavoro ai nostri figli, allora bisogna chiudere i porti. Oppure io posso dire, siccome i migranti sono persone che venendo da fuori, essendo diversi da noi, ci ricordano chi siamo, dobbiamo accoglierli e dargli il giusto sostentamento. Dove gioca la differenza tra le due argomentazioni che ho portato? Nella definizione che ho dato di migranti. Nel primo caso sono pericolosi, ladri, che vanno a rubare il lavoro dei nostri figli, e questa definizione che ho dato già dice di dove voglio andare a concludere. Oppure se affermo che sono invece un'occasione per riscoprire la nostra identità, capiamo bene che questa altra definizione ci porta a tutt'altra conclusione. Quindi nessuna definizione è neutra. Adesso andiamo a vedere quattro esempi di discorsi apparentemente corretti, ma che in realtà sono falsi. Conoscere le fallacie è fondamentale per non cadervi, innanzitutto, ma soprattutto per riconoscerle in discorsi che ci vengono offerti da altri. Ve ne presento quattro, tra le moltissime che si possono andare a descrivere. La prima è una fallacia dell'ambiguità lessicale legata al discorso che facevamo prima sulla importanza della definizione dei termini. La definizione circolare è una fallacia per la quale noi definiamo un termine ricorrendo al termine stesso nella sua definizione. Se io dico quantistico e tutto ciò che ha a che fare con i quanti, sembra che io abbia spiegato che cos'è quantistico, qual è il suo significato proprio, ma in realtà sono caduto in una fallacia circolare perché per dire bene che cos'è quantistico dovrei dire bene che cosa sono i quanti e non mi basta ripetere la parola nella sua definizione. Molto spesso invece non ci accorgiamo che anziché definire un termine l'abbiamo solo ripetuto nella sua stessa definizione senza spiegarne con chiarezza il significato e quindi ricadendo nell'ambiguità o nella vaghezza lessicale. Una seconda forma di fallacia che vi presento è la generalizzazione, ovvero quella fallacia per la quale noi trasferiamo una certa qualità, una certa caratteristica, una certa proprietà che osserviamo in un campione limitato di oggetti e lo portiamo ad essere qualità, caratteristica e proprietà di tutto l'insieme di cui quegli oggetti fanno parte. Se scopro che alcuni miei allievi hanno copiato durante una verifica scritta, posso generalizzare indebitamente dicendo tutti gli allievi appena possono ti fregano, tutti gli allievi appena possono copiano. Dove sta l'errore? Nell'aver trasportato, trasferito una qualità, una caratteristica o ciò che ho osservato nell'esperienza a tutto l'insieme, senza aver verificato criticamente se questo trasferimento di qualità sia davvero ragionevole e sia davvero possibile. Pensiamo a come la generalizzazione spesso viene utilizzata nei discorsi politici, nei discorsi che facciamo e che leggiamo nei media, nei social network, è davvero una fallacia pericolosa e diffusa.
La terza fallacia che vi presento è la correlazione causale, anche questa è raffinata e utile da conoscere. La correlazione causale, in latino post hoc, ergo propter hoc, è quella fallacia per la quale noi prendiamo due eventi susseguentisi nel tempo e in virtù di questa sequenza, di questa susseguirsi temporale, noi creiamo una connessione di causa, che però non è verificata, non è valida, non è reale. Ad esempio, se io fossi un giornalista che vuole difendere la figura del ministro Rossi in un discorso al telegiornale, potrei affermare: da quando il ministro Rossi ha visitato gli States, le immatricolazioni di auto elettriche è aumentata del 15%. Affermazione ci porta a considerare che la visita del ministro Rossi ha portato come conseguenza l'aumento delle immatricolazioni di auto elettriche, ma noi non sappiamo assolutamente se l'aumento delle immatricolazioni di auto elettriche è dovuta alla visita del ministro Rossi, forse dovuta ad altri fattori, come ad esempio una campagna di sensibilizzazione portata avanti da associazioni di mestiere. Quindi capiamo bene che spesso noi prendiamo due eventi correlati nel tempo e questa consequenzialità temporale la facciamo diventare una relazione di causa, che però non esiste. La quarta fallacia che vi presento, anche questa molto diffusa nel discorso politico, nel discorso anche mediatico, dei social network e dei sistemi di comunicazione, è la fallacia ad personam, che è legata all'argomentazione ad hominem che ho presentato prima. La fallacia ad personam, infatti, consiste nell'attaccare la persona che sostiene una certa tesi piuttosto che andare a confutare la tesi stessa. Per invalidare la tesi andiamo a minare la credibilità o andiamo a portare dubbi, sospetti, ombre sulla persona che la sostiene, senza però andare a vedere se la tesi che la persona ha offerto è buona, è valida, è ragionevole. Spesso accade anche in tanti luoghi, dalla politica anche ai luoghi di vita comune, nel lavoro, e questa è una delle fallacie più diffuse, conosciuta la quale possiamo smascherarla, dire parliamo della tesi, non parliamo della persona. La tesi in sé è buona, vale, è ben argomentata. La persona, in questo caso, se attaccata in maniera, non legata al contenuto della tesi, è una fallacia. E adesso arriviamo al cuore di questa lezione, ovvero l'importanza, la centralità, la rilevanza dei luoghi comuni, dei cosiddetti endoxa, cioè delle premesse condivise da tutta la comunità nella quale noi viviamo, abitiamo e alla quale ci rivolgiamo quando parliamo, premesse, date per buone in maniera più o meno consapevole dalla maggioranza delle persone, o da tutti gli esperti, o dalla maggioranza degli esperti, o comunque delle persone più in vista nella società. Ecco, io ritengo che quando impostiamo i nostri discorsi, i nostri public speaking, le nostre lezioni, oppure andiamo a costruire un percorso argomentativo rivolto a qualcuno, la prima cosa da fare è proprio quella che, sempre utilizzando le parole di Bognolo e Vidali, ci porta a mettere in luce le premesse, i presupposti, perché se ragionare significa passare da premesse a conclusioni, noi non possiamo presumere di modificare, di persuadere circa le nostre conclusioni se non facciamo un lavoro serio, attento, vigile, consapevole circa le premesse, cioè i punti di partenza da cui si muovono tutti i nostri ragionamenti. Cosa vuol dire guardare le premesse? Cosa vuol dire portare alla luce i presupposti? Significa andare a attenzionare i vissuti personali, e qui torniamo alle prime slide dove parlavo dei tratti di personalità, ma tratti di personalità che si formano dentro vissuti. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli delle esperienze condivise, delle esperienze pregresse,
dei luoghi, dei qui ed ora dove accade il dialogo, l'argomentazione, il discorso. Vissuti personali significa proprio tutta la storia dell'interlocutore o della comunità in cui l'interlocutore vive, l'ambiente socioculturale, gli interessi, le attività personali, le modalità più diffuse di concepire e di vivere in società. Noi dobbiamo essere molto attenti e portare a galla anche quello che accennavo all'inizio di questa lezione, e cioè il fatto che ogni uomo, in quanto animale sociale e in quanto animale razionale, tende alla conoscenza della verità delle cose e sente la forte urgenza di stima e di amore. Perché se non teniamo conto di questi aspetti, le nostre offerte di discorso saranno sempre povere, aride, non faranno presa sulla dimensione emozionale e affettiva che è decisiva per il convincimento, per la persuasione, per arrivare a vedere la verità delle tesi che noi andiamo a sostenere. Si conosce solo ciò che si ama, non significa che l'amore va a modificare la verità, la ragionevolezza, l'evidenza delle tesi che offriamo, ma che la verità e l'evidenza le si possono riconoscere solo se siamo aiutati ad arrivarci con una tensione emotiva, con una coloritura affettiva. Altrimenti le verità perdono di capacità di persuasione. I luoghi comuni, le premesse, i presupposti sono quelle credenze, quelle verità accettate, appunto quelle concezioni di mondo che stanno dietro alle culture e che allo stesso tempo fondano le ipotesi e anche i processi di modifica, di rivisitazione delle nostre tesi scientifiche, delle nostre teorie scientifiche. Quando Copernico propose a tutti il suo nuovo modello eliocentrico, dovette scontrarsi con un luogo comune molto radicato nella mentalità, nelle credenze fisiche e astronomiche degli uomini del Cinquecento, ovvero il geocentrismo aristotelico, motivo per cui ha dovuto fare un lavoro di offerta della sua ipotesi teorica, facendo leva non sull'esperienza, perché non poteva farlo, anzi l'esperienza l'avrebbe contraddetto, perché noi vediamo la terra ferma e il sole che si muove, ma facendo leva sull'eleganza, sulla raffinatezza, sulla validità, sulla correttezza dei calcoli astronomici che, seguendo il modello eliocentrico, lui aveva scoperto. Ma anche qui, in tutte le rivoluzioni scientifiche, noi vediamo che c'è in gioco dialetticamente, quindi attraverso ipotesi fondate su argomentazioni più o meno forti, la ridefinizione dei principi scientifici, la ridefinizione delle idee, delle ipotesi scientifiche. Quindi capiamo bene che le premesse, gli endoxa, i presupposti condivisi sono centrali per la persona che apprende, per la persona che parla, per la stessa storia del sapere scientifico e delle culture in generale. Ecco, per poter affermare o confutare una tesi, quindi dobbiamo preparare il campo. Preparare il campo significa riflettere e guardare con precisione e saper anche indicare con precisione qual è il problema di cui ci stiamo occupando, qual è la natura della questione di cui dobbiamo parlare e su cui ci stiamo interrogando. In secondo luogo, dobbiamo, come accennavo anche prima, fare attenzione a non equivocare i termini, quindi essere molto precisi nella esplicitazione del significato dei termini che andiamo utilizzando affinché non ci siano né vaghezze né ambiguità. Dobbiamo anche sapere come la pensano gli altri, sia il nostro interlocutore, sia gli altri soggetti che hanno pensato e parlato in merito al problema di cui ci stiamo occupando. E poi possiamo, e io ritengo dobbiamo, anche mostrare le diverse conseguenze, sia teoriche sia pratiche, delle varie possibili strade che apriamo quando ci interroghiamo su un certo tema, su un certo problema. Quindi capire la natura del problema,
chiarire i termini, mostrare le diverse possibili prospettive sul problema e mostrare anche le diverse possibili conseguenze che ognuna di queste diverse prospettive porta con sé. Fatto questo, possiamo finalmente enunciare la nostra tesi e sostenerla con prove, con ragioni, con tutti quegli argomenti che noi possiamo attingere dall'analisi delle idee, dall'osservazione dei fatti e, come accennavo prima, dalla credibilità dei soggetti che quelle idee sostengono e incarnano con la loro esistenza. Ecco, un altro aspetto che io ritengo fondamentale per poter affermare o confutare una tesi è richiamarsi sempre con esplicita forza alla limitatezza dei nostri saperi. Uno dei problemi forse più rilevanti di un modo ingenuo di proporre le proprie tesi è di pensarle come assolute o di pensare come assolute le tesi del nostro interlocutore. No, i nostri saperi sono sempre limitati, sono sempre prospettici, sono sempre dentro uno spazio-tempo che ha delle condizioni, dei limiti. Ecco che allora, se noi siamo consapevoli della natura storica, della natura umana, dell'approssimazione di verità di ogni nostra affermazione, di ogni nostra tesi, di ogni nostra verità, allora sapremo anche contrastare e trovare l'antidoto per smascherare le ideologie, cioè le rappresentazioni false della realtà, le fake news, che sono falsità proposte alle masse di fruitori, soprattutto dei social network o dei mezzi di comunicazione di massa, facendo leva sulle emozioni o sui bisogni urgenti delle masse medesime, o le assolutizzazioni indebite, che sono appunto una versione, scorretta, dell'induzione, del metodo induttivo a cui abbiamo accennato prima. Ecco che allora, se siamo consapevoli dei limiti dei nostri saperi, ci accorgiamo che la differenza delle opinioni, la differenza di opinioni con cui noi ci confrontiamo, se argomentate con ragioni riflesse, porta alla luce non lo scontro tra le conclusioni, non la lotta, la guerra tra tesi contrapposte, una sorta di litigio permanente in cui vince chi urla di più o chi è più violento, ma portiamo finalmente alla luce la differenza delle fonti, la differenza dei presupposti, la differenza delle premesse delle nostre affermazioni e delle nostre azioni. E allora, se noi ragioniamo in questo modo, possiamo disinnescare le serrature, usando un'espressione ancora di Bognoli e di Vidali, le serrature che proteggono le nostre convinzioni più profonde o che proteggono le convinzioni nascoste più profonde dell'interlocutore. Quindi l'invito che io faccio, che io propongo con questo breve percorso, è proprio quello di andare a lavorare sempre sulle precondizioni, sulle origini, sulle premesse indagate, sui presupposti nascosti di tutte le nostre credenze, di tutti i nostri saperi, di tutte le nostre azioni. In questo modo sapremo offrirle e argomentarle in maniera più forte e più efficace. Quando si argomenta o quando si maneggiano dati statistici non si affrontano nessi necessari, ci si aggira irrimediabilmente entro contesti incerti. Di fronte a questa inquietudine dell'incertezza non dobbiamo arrenderci alla convinzione che sia tutto uguale, che ogni posizione sia legittima, che ogni conclusione sia giustificata. Serve la pazienza del concreto e una certa umiltà del provvisorio per comprendere situazioni mutevoli, cangianti, incerte. E ancora, è inutile sperare che la realtà si adatti ai nostri schemi, dobbiamo invece maturare un pensiero più modesto e approssimato, eppure non per questo meno valido, quel pensiero che non ci restituisce le certezze della dimostrazione logica, ma solo le propensioni di un futuro possibile. Ecco, noi quando parliamo, quando offriamo una tesi, quando la sosteniamo in un discorso pubblico, anche attraverso un video, non stiamo mai
facendo un ragionamento asettico, universale, necessario, ma stiamo sempre ragionando in situazioni di fronte a un interlocutore che ha una storia, che ha delle premesse, che ha dei presupposti. E noi dobbiamo trovare le strade per disinnescare le serrature che ci possono portare nella stanza di questi presupposti, nella stanza di queste premesse e da lì provare un percorso, tentare una strada verso un'immagine nuova di realtà che è quella verso la quale noi ci vogliamo spingere attraverso le nostre tesi e le nostre proposte fino anche didattiche. Ecco quindi quali sono le proposte che faccio circa il public speaking e l'argomentazione per quel che riguarda appunto la qualità dell'efficacia comunicativa. Innanzitutto stimolare l'interlocutore a quel desiderio di conoscenza del significato, aristotelicamente parlando, che possiamo chiamare curiosità epistemica, la curiosità per la scienza, per la verità. Stimolare questo è possibile se siamo attenti alla essenzialità dei problemi che poniamo. Non possiamo perderci in questioni secondarie, dobbiamo aprire problemi fondamentali e mostrare l'essenza di questi problemi, la natura propria di questi problemi. Per fare questo ci viene in soccorso la grande tradizione umanistica e scientifica che abbiamo alle spalle, quindi valorizzare sempre la testualità, ancorarsi alle fonti, ai testi, alla storia. È un modo per essere essenziali e per aprire la curiosità dell'interlocutore, sempre avendo attenzione alla categorialità, alla concezione di mondo dell'altro, cercando di innescare un processo empatico che chiamiamo sinteticamente relazione, relazione didattica, relazione educativa, relazione in quanto tale. E grazie a una impostazione relazionale dei nostri discorsi, usando la testualità, avendo cura dell'essenzialità, stimolando la curiosità, noi potremo sicuramente fare qualcosa di buono per chi ci ascolta. Sempre stando anche attenti a quelle differenze, magari dovute a condizioni economico-sociali diversificate nei nostri allievi o in chi ci ascolta, e sempre avendo come scopo quello di evitare il disamoramento verso la scuola, verso l'apprendimento, verso l'attitudine alla conoscenza. Ecco, io penso che se abbiamo cura delle nostre argomentazioni, mostreremo che è ancora possibile fidarsi della ragione umana e creare uno spazio di socialità condivisa migliore e più buono per tutti. Grazie.